Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV con questo appuntamento conclusivo di questa quarta edizione dell'HR TV Week. Infatti con grande piacere che utilizzo lo spazio a me consueto di Book Crossing, quindi nella presentazione di libri, all'interno di questa settimana di palinsesto televisivo dedicata alla nuovi orizzonti del mercato del lavoro. Lo facciamo ovviamente come di consueto, però con un libro. Ognuno di noi è l'amministratore delegato della propria azienda, la IO SPA. Questa è un'espressione di Tom Peters, uno dei massimi esperti di gestione aziendale e leadership al mondo, che ci introduce al tema del personal branding, che sarà oggetto di questa conversazione di oggi, sul come comunicare il proprio brand personale per, insomma, affermarsi ancora di più nel mercato del lavoro. Un mercato del lavoro in continua evoluzione, in cui anche tutto ciò che riguarda il web, la web reputation, i social network ha un peso specifico, ma questo non significa che CV, referenze, lettere di presentazione debbano essere dimenticate. Di questo e molto di più parleremo con l'autore del libro che cominciate a vedere qui davanti a me, ovvero La persona giusta al posto giusto, edita da Corbaccio. È con grande piacere che accolgo in trasmissione Daniele Salvaggio. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a lei per l'invito. Daniele Salvaggio, founder and CEO di Imprese di Talento, esperto comunicatore e anche insomma, coordinatore di un laboratorio che è stato inaugurato all'Università degli Studi di Milano, proprio dedicato, un po' un unicum, diciamo, in Italia al personal branding. E infatti ha inserito all'interno di questo libro una serie di esperienze, di testimonianze anche degli studenti che hanno partecipato a questo corso. Ma partiamo dalla definizione di personal branding, che anche, come vedete dalla fascetta, Linus nella sua diciamo prefazione al libro sottolinea come la differenza la fa l'identità che ti crei e che hai, e che noi siamo ciò che facciamo, anzi facciamo ciò che siamo, e questo che è il discrimine, poi è così? Assolutamente sì, il tema oggi è cercare di iniziare a prendere coscienza che quello che noi facciamo, che ci contraddistingue in termini di competenze e di esperienze, può essere raccontato, può essere trasferito in modi diversi a seconda degli obiettivi e degli interlocutori a cui ci rivolgiamo. Il personal branding aiuta e supporta proprio in questa fase di presa coscienza, no, dei valori che abbiamo e che non sempre corrispondono solo al percorso professionale, accademico e esperienziale che abbiamo avuto nel corso della nostra vita, ma riprende anche tutta una serie di tratti esperienziali che abbiamo vissuto nella nostra quotidianità e nella nostra evoluzione, che vanno a aggregarsi insieme alla parte, quella che citava lei, quindi la parte curriculare, la parte diciamo di più analitica legata al percorso di carriera, e creano effettivamente quella unicità e quindi quelle differenze che consentono alle persone di poter essere effettivamente la persona giusta al posto giusto e di continuare ad esserlo, perché poi questo è l'altro elemento molto, molto importante, insomma. Certo, unicità, aggiungo un'altra parola chiave che viene spesso sottolineata nel libro, autenticità, perché saper comunicare e raccontare il proprio brand personale non vuol dire insomma snaturarsi e andare oltre nell'autocelebrazione di se stessi, quindi questo è anche un, diciamo, parametro che va seguito. Assolutamente sì, diventa fondamentale riuscire a interfacciarsi rispetto al proprio percorso e alla propria storia
considerando i propri obiettivi, ma anche considerando le evoluzioni di un mercato che, del lavoro che è in grande mutamento, grazie a tutto un approccio anche più legato alle nuove tecnologie, quindi a nuove figure professionali che negli ultimi 10 anni sono entrate prepotentemente sul mercato e poi a causa di tutta la situazione che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo, che inevitabilmente porterà a un ridisegno organizzativo di ruoli, di competenze e quindi anche di capacità di fare la differenza. Quindi diventa fondamentale riuscire a far comprendere agli altri, ma prima di tutto a noi stessi, che la differenza non è soltanto la competenza specifica in un ruolo accumulata in tanti anni di lavoro, ma sono tutta una serie di variabili e di incidenze che riguardano noi e solo noi e che dobbiamo mettere a disposizione e saper trasferire nel modo corretto. Il personal branding in qualche modo aiuta questo, aiuta a rendere più visibile e a rendere reale una storia che è fatta di esperienze, di cadute, di rialzate, di vuoti d'aria, di successi, di gratificazioni, di ambizioni che dobbiamo mettere sul piatto e provare a raccontare. A raccontarle significa capirle e vederle, perché a volte ci soffermiamo più su quello che è stato fatto e non pensiamo a come poter incidere da qui in avanti. Questo aspetto è fondamentale e diventa ancora più importante nel momento in cui riusciamo a capire l'importanza di quello che abbiamo fatto nel nostro passato e quindi mettere in gioco non solo la parte di skill, quindi la parte determinativa di quello che siamo oggi, ma fare massa critica con ciò che abbiamo vissuto e quindi metterlo come fattore comune e fattore abilitante per nuovi successi e nuovi traguardi. Il libro condensa anche alcuni consigli molto pratici. Vorrei partire proprio da alcuni di questi per ovviamente demandare ai nostri telespettatori poi la lettura più approfondita, ma dare qualche piccolo spunto iniziale. Uno dei primi consigli pratici: carta e penna e stilare quelle che sono le proprie caratteristiche, i propri punti di forza e i propri punti invece cosiddetti deboli. Sembra scontato, ma in realtà non lo è. E poi nella scelta della creazione del CV, una delle domande è: vince il CV tradizionale o quello, diciamo, più innovativo? Lascio a Daniele Salvaggio la risposta. Ma allora, intanto va chiarita l'utilità degli strumenti, perché il CV, come nella lettera di presentazione, come tanti altri strumenti, sono appunto dei facilitatori in funzione di un obiettivo da raggiungere. Il CV ha un unico grande obiettivo, che è quello di riuscire a intercettare l'interesse dell'interlocutore, che può essere un interlocutore generale, quindi più vicino al mondo dell'HR e delle risorse umane, ma può essere anche l'interprete, il diretto interessato che sta cercando una figura da inserire all'interno del proprio team e soprattutto in strutture meno rigide e meno grandi. È sempre più facile fare il primo colloquio con direttamente quello che potrà essere eventualmente il futuro responsabile o la persona di riferimento con cui si andrà a collaborare. Quindi il CV ha un unico solo obiettivo, quello di intercettare l'interesse dell'interlocutore e far sì che riesca a percepire tutta una serie di elementi legati principalmente al percorso esperienziale e professionale e che porti a generare un'azione molto chiara e molto netta, quella di fissare in agenda un colloquio conoscitivo.
Da quel momento il CV non perde, diciamo, la sua efficacia, perché poi si entra in una nuova dimensione, in un'altra storia che è quella della gestione del colloquio di lavoro, che ovviamente porta a mettere sul campo non solo la capacità di narrazione delle esperienze, quindi essere, diciamo, i lettori del proprio CV. Ma serve anche riuscire a raccontare e creare un'empatia con l'interlocutore anche rispetto a tutta una serie di elementi che prendono il nome delle soft skills o delle attitudini trasversali che riguardano ovviamente la nostra capacità di stare all'interno di un contesto organizzativo, la gestione del tempo, la gestione dello stress, la leadership di un team di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi aspetti ovviamente rientrano in quel meccanismo di dialogo di forte conoscenza che porta a ottenere comunque una capacità che va oltre la scrittura di un banalissimo CV, ma riguarda proprio la tecnica verbale e empatica, assertiva di poter colpire il proprio interlocutore. Sull'efficacia, ritorno al primo aspetto del curriculum vitae, dipende molto dall'interlocutore a cui ci rivolgiamo. Solitamente i modelli, diciamo, tradizionali, Europass piuttosto che quelli più grigliati, sono decisamente meno, come dire, emozionali, da un punto di vista anche solo Qualcuno direbbe anche grafico. sexy. Esatto, quindi da quel punto di vista il consiglio è utilizzarli nel momento in cui ci interfacciamo con una pubblica amministrazione, diciamo, un soggetto istituzionale. Se ci rivolgiamo a un'impresa privata o comunque a un'organizzazione che reputiamo possa essere, come dire, interessata anche a degli aspetti più empatici, più emozionali rispetto al candidato, il consiglio è sempre quello di usare un curriculum personalizzato dove, seppur con ordine, con chiarezza e con semplicità, però si cerca di rendere tutto un pochino più bello, più grazioso, più facile anche alla lettura. Ecco, quindi questo sicuramente anche perché, diciamo, l'interlocutore, che sia un responsabile sommane o un altro soggetto, ha veramente poco tempo. Se apre una ricerca, Un minuto di solito, anche è sotto il esatto, anche minuto. meno. Quindi solitamente bisogna colpirli in maniera molto veloce. Quindi l'aspetto è sicuramente quello di cercare di essere, come dire, tattici e intelligenti anche nel riuscire a impostare un CV che possa destare l'attenzione. Mi permetto di dire, ed è un lavoro che facciamo spesso anche nel laboratorio, che a fianco al CV uno strumento che può implementare e aiutare a far conoscere meglio il candidato sotto tanti diversi aspetti è la costruzione di una brochure Brochure, personale, che ha infatti. nulla a che vedere con l'elenco cronologico delle esperienze professionali vissute, ma è una sorta di riporto contenutistico, narrativo delle esperienze, delle attitudini, delle passioni, dei talenti che ognuno di noi ha e che difficilmente in un curriculum un po' grigliato si riescono a inserire. Quindi raccontare di avere delle passioni legate al non profit, ad avere dei talenti legati a una serie di caratteristiche che ovviamente riguardano la nostra vita più personale, ma che, come dire, giocano a favore di un completamento di una figura poliedrica, capace di sperimentare, capace di sfidare se stesso e nuovi traguardi. Insomma, sono tutti aspetti che vanno a valorizzare effettivamente la figura e quindi sono un'utile aggiunta nella lettura e probabilmente forse
Fatto bene, viene più letto con maggiore voglia una brochure personale che non un curriculum freddo e poco, dire, emozionale. Quindi questo è un consiglio utile perché effettivamente non capita spesso di sentirlo e in effetti mi ha particolarmente colpito all'interno del libro. Altro elemento chiave che i recruiter ovviamente considerano è quello legato alla web reputation, ma come viene ribadito nel libro, attenzione perché non significa esclusivamente essere social, bisogna scegliere in maniera oculata quali social utilizzare, che tipo di messaggi veicolare a seconda della tipologia del social e stare anche attenti alla privacy. Tutto viene declinato attraverso 4C che vengono indicate nel libro, che sono il contesto, la chiamata, la continuità e il contenuto. Raccontiamole un po' di più. Sì, questo vale genericamente per tutti, non solo per chi opera con un'ottica di personal branding. Questo è un consiglio che personalmente mi sento di dare anche alle aziende con cui collaboro, perché effettivamente oggi il fatto di essere come dire, presenti all'interno di un contesto e di un ecosistema digitale è importante, ma bisogna averne piena coscienza e soprattutto saperne gestire le modalità. Quindi, il primo consiglio è conoscere ovviamente lo strumento, le potenzialità dello strumento e sapere chi popola questo strumento, perché ogni social network, ogni strumento digitale ha una propria popolazione con determinate caratteristiche che, essendo diciamo, parte di un ecosistema digitale, è sempre in grande trasformazione, in grande evoluzione. Quindi dobbiamo sicuramente intanto riuscire ad avere chiari gli obiettivi che ci prefiggiamo in modo tale da riuscire a intercettare nel modo migliore gli interlocutori che stanno all'interno di questo ecosistema. Detto questo, dobbiamo iniziare a raccontare e a narrare quello che facciamo e come lo facciamo. Ed è questa un po' la differenza, tornando un po' al tema precedente del personal branding, perché questo riguarda un po', se vogliamo, il modo nuovo oggi di affrontare i processi di comunicazione. Non basta più solo raccontare chi siamo e cosa facciamo, e quindi dare evidenza alla parte, diciamo, finale del processo su cui ci innestiamo. Ma la differenza oggi la fa sostanzialmente il riuscire a raccontare con efficacia il come facciamo determinati prodotti, determinati processi, come riusciamo a ottenere determinati risultati. Quindi il processo, la procedura. E questo diventa fondamentale perché è il vero spartiacque nella distinzione virtuosa tra un soggetto e un altro, un candidato e un altro, un cliente e un altro. Tra una gara, all'interno di una gara, tra un'azienda che ha partecipato e un'altra azienda che ha partecipato. Quindi questo è un po' il tema. Chi riesce meglio e con più chiarezza e con più capacità narrativa a raccontare come incide sul processo al fine di un risultato, secondo me in questo momento è avvantaggiato. Quindi il contesto all'interno del quale riuscire a trasmettere determinati valori e determinate convinzioni e visioni per parole chiave, per claim, per spot, per cercare di con immagini, con video, tutti gli strumenti che servono per cercare di far capire come noi incidiamo all'interno di un processo. Quindi non basta farne parte e non basta essere titolato per farne parte, ma bisogna sforzarsi di trasmettere il come noi incidiamo in quel processo. Questo è fondamentale, così come è fondamentale riuscire a governare lo strumento. Se noi apriamo una pagina LinkedIn piuttosto che un profilo Twitter, dobbiamo essere in grado e sapere che quello strumento è vivo, è aperto, ha potenzialmente diciamo, dei soggetti che ci seguono o che comunque vedono quello che pubblichiamo e quindi dobbiamo governarlo. Perché anche se facciamo finta che non ci sia e lo apriamo, ma ce ne dimentichiamo, il rischio qual è? È che qualcuno in un certo momento possa decidere di parlare di noi, di
bene o male che sia, se noi sotto questo punto di vista non riusciamo a governarlo, il rischio è che appunto, soprattutto come dire, nella reputazione in senso negativo, non riusciamo a controllarla e quindi non riusciamo ad avere la capacità di difenderci nel momento in cui ci attaccano o di ringraziare, perché anche questo è anche molto importante, nel momento in cui qualcuno si è trovato bene con noi. Sarebbe una Quindi continuità, assolutamente, esatto. il cosiddetto piano editoriale, un lavoro nel lavoro, perché effettivamente consente anche di tenere un canale sempre aperto con contenuti che non necessariamente siano sempre autocelebrativi, autoincensanti, assolutamente, ma anzi una condivisione di valori e di iniziative che ci rispecchino e che quindi deve essere alimentato. Quindi non basta aprire un profilo, ma alimentarlo costantemente, piuttosto non aprirlo se non è il canale che intendiamo presidiare. Quindi questo è un po' il tema. A proposito di comunicazione, ovviamente lei è founder e CEO di Imprese di Talento, che è una società di consulenza strategica in comunicazione, tra l'altro anche notizia abbastanza recente che diamo anche qui ai nostri telespettatori, siete stati anche inseriti all'interno di Assoconsult di Confindustria, che normalmente, diciamo, prevede come associazione la rappresentanza di aziende che si occupano di consulenza manageriale e anche il fatto che anche una società di consulenza di comunicazione sia stata inserita è indice di quanto strategica sia la comunicazione proprio nella gestione e nel management in generale. No, assolutamente, questa è la mia idea, ma fortunatamente non è solo la mia idea, nel senso che oggi, soprattutto oggi, il processo di comunicazione non può essere visto come una commodity e non può essere considerato come una lampadina che si accende e si spegne al bisogno. Io dico sempre ai miei studenti che diciamo, gli elementi base all'interno di un successo in comunicazione sono due. Da una parte è essere capiti, quindi comunicare in maniera chiara, efficace, con tutta una serie di elementi che ti permettono di far arrivare i messaggi che tu ritieni siano giusti ai tuoi interlocutori. L'altro aspetto è farsi ricordare, quindi rimanere impressi. Per poter rimanere impressi non bastano soltanto i processi, come dicevamo prima, ma serve anche la capacità proattiva, la capacità di essere degli anticipatori, se vogliamo, rispetto a determinati scenari, provare a ragionare in ottica proattiva e non solo reattiva. Ecco, tutto questo è frutto di un processo di comunicazione che ha alla base per forza un'idea che non è quella della gestione e dell'azione, ma è quella dell'analisi, è quella dello studio, è quella della consulenza strategica. Quindi, diciamo, Imprese di Talento, che diciamo, è di fatto un po' la società che ho creato un po' di anni fa, poggia proprio su questo, cioè sul fatto che la comunicazione oggi è fondamentalmente un processo e non è soltanto un fine determinato con la famosa cassetta degli attrezzi dove mi serve questo, prendo la chiave inglese, mi serve lavorare in un altro ambito, prendo il cacciavite. Non funziona così. Se vogliamo ovviamente poter incidere e poter riuscire a completare un percorso di accreditamento, di riconoscibilità e di consenso che oggi è fondamentale, perché diciamo, la domanda principe è: a che cosa mi serve la comunicazione? Mi serve per enfatizzare quello che faccio? Beh, oggi diciamo, probabilmente siamo talmente tempestati di informazioni e di processi di ingaggio che forse non è la scelta migliore. Allora mi serve per poter dire quanto sono bravo? Probabilmente può servire anche a questo, ma se lo dici in questo modo non hai più presa perché la concorrenza è aumentata, perché
perché sono cambiate in maniera molto decisa tutta una serie di parametri di valutazione, per cui non riesci ad arrivare al tuo obiettivo soltanto con un'azione semplice e mirata. E quindi bisogna lavorare con un approccio sistemico, considerare la comunicazione come un veicolo di attenzione, di educazione, di convincimento rispetto a tutta una serie di trend che magari oggi ancora non sono così evidenti, ma diventano o diventeranno evidenti nel breve, medio, lungo periodo, e quindi diventa un'azione veramente di pianificazione, ma studiata e elaborata, con tutti i rischi che ne conseguono, in funzione poi di obiettivi da raggiungere. E quindi l'approccio è proprio questo, per cui l'invito è quello di considerare la comunicazione come veramente un elemento di grande importanza nello sviluppo della propria identità e della propria autorevolezza. Lo puoi declinare attraverso tanti strumenti, ma alla base ci deve essere questo principio, perché la comunicazione, l'effetto della comunicazione si ha se io ho coscienza di quello che sono, di quello che sono diventato, e quindi attraverso questo riesco a trasmettere, studiando il mercato e studiando i miei interlocutori, una comunicazione mirata ed efficace. Assolutamente, visto anche il suo ruolo all'interno della FERPI, la Federazione delle Pubbliche Relazioni Italiana, proprio legata all'ambito della formazione, ha ovviamente anche ben chiari quali sono i trend del momento. So che anche i temi legati alla responsabilità sociale d'impresa, alla sostenibilità, alla diversity and inclusion, da un punto di vista di comunicazione, sono particolarmente strategiche. Purtroppo il tempo a nostra disposizione si è concluso, ma mi piaceva anche menzionare questo aspetto. E richiamando proprio l'ultimo capitolo di questo libro, che è appunto il nostro percorso professionale, non è un fotogramma, ma è un film che quindi insomma, è in continua evoluzione e che quindi noi stessi dobbiamo contribuire ad alimentare costantemente, arricchendone il racconto di nuovi episodi. Assolutamente sì, ed è fondamentale sapere che comunicare non fa correre nessun rischio, se ovviamente tutto questo è studiato e conosciuto in maniera chiara. Non bisogna aver paura di comunicare, ma bisogna semplicemente avere coscienza che quello che si vuole comunicare rappresenta la nostra unicità, la nostra storia, la nostra coerenza. Se siamo coerenti, riusciamo a trovare le strade giuste per poter affermarci, e poi l'ultimo aspetto è quello di garantire unicità rispetto a quello che noi siamo e che noi facciamo, insomma. Assolutamente, io ringrazio nuovamente Daniele Salvaggio per essere stato qui con noi. Vi ricordo la lettura del suo libro, La persona giusta al posto giusto, edito da Corbaccio. Non mi resta quindi che salutare nuovamente il nostro ospite, Grazie. ringraziare tutti i nostri telespettatori per aver seguito anche questa quarta edizione delle HR TV Week, che ovviamente non si ferma qui. Tante le iniziative anche per continuare a parlare di mercato del lavoro. Avete visto anche lo speciale appunto su World Excellence, che sarà dedicato a questo argomento, poi i nostri osservatori permanenti anche sul tema della diversity che proseguono, per cui l'idea è sempre collegati sulle fonti TV per essere e restare aggiornati. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.